ci fai prendere due, domenica, veloce. Beh, se domenica magari qualcuno può aver da dire sull'effettiva realizzazione del gol, oggi penso che non ci siano dubbi, ma soprattutto ha tutto un altro sapore, perché domenica ci eravamo lasciati con l'amaro in bocca per un'occasione sprecata, oggi invece penso che si sia vista effettivamente la vera Imolese. Infatti era capolista in complimento. Sì, è ancora presto. Potenzialmente, secondo me, Rimini e Portatolle hanno una marcia in più, anche se la classifica per ora dice il contrario. Però sì, dobbiamo anche farci un esamino di coscienza, perché a volte è un classico del calcio che il testa a coda regali sorprese nei risultati, però di solito non con una manifestazione così chiara della differenza, magari anche, cioè, il risultato mi sembra che noi l'abbiamo garantito con un'ottima prestazione, quindi secondo me appunto dobbiamo un po' mangiarci le mani per quanto fatto fino adesso, perché se qualcuno aveva avuto dei dubbi, oggi abbiamo dato la dimostrazione che la squadra non è da ultimi posti. E adesso ci siamo ritrovati in questa posizione di classifica e quindi dobbiamo avere una mentalità sicuramente improntata alla salvezza, però sì, un esame di coscienza penso che possiamo farcelo stasera prima di andare a dormire. Mancava Petrasco, ma avete sollevato piuttosto bene. Adesso questa domanda me l'aspettavo, perché di solito è sempre così, però penso che oggi chiunque avesse giocato davanti avrebbe fatto bene, perché eravamo arrivati veramente al limite di sopportazione e l'unico modo per uscire da un vortice negativo era una vittoria, e l'avevo detto anche domenica scorsa quando mi avevi intervistato, Gigi, e sì, avevo detto che battere l'Este magari ci avrebbe dato quel qualcosa in più,